benvenuti nuovamente in quest'altro episodio di Giovani Promessi. Quest'oggi, ragazzi, stiamo andando a vedere una magnifica partita di primavera, Sassuolo contro Frosinone. Nella partita precedente, che avete visto sul canale, il Sassuolo ha vinto, ma di mezzo c'è stata una partita contro Lecce fuori casa che purtroppo i ragazzi hanno perso per 1-0 in casa del Lecce. E quindi quest'oggi, per rifarsi della sconfitta della scorsa partita, i ragazzi hanno un'occasione per far arrivare questi tre punti fondamentali. Ho visto che vi sta piacendo veramente tanto questa serie, quindi mi raccomando, ragazzi, supportate questo video lasciando like, lasciando un commento, perché è fondamentale per il proseguo di questa serie e per andare soprattutto a seguire, ragazzi, fuori casa. L'obiettivo sono i playoff, i ragazzi sono molto vicini, speriamo che possano arrivarci e speriamo soprattutto che ci possano arrivare bene, perché i nostri ragazzi devono assolutamente giocare, ma soprattutto devono fare bene e continuare a fare bene come già stanno facendo. Speriamo che possano già partire dal primo minuto quest'oggi sia Hasan che Flavio e speriamo che possano fare gol. L'esultanza di oggi è questa qua, signori. Non vi vedo, dedicata ai due ragazzi che oggi non ci sono purtroppo a vederli, che vengono sempre a seguirli assieme a me, Johnny e Simone Pechini, signori. Quindi l'esultanza quest'oggi la dedichiamo a loro, nel caso ovviamente dovessero segnare. Speriamo che lo possano fare, ragazzi, e ci vediamo direttamente allo stadio Enzo Ricci a tra poco, signori. Let's go! Siamo, ragazzi, sta per iniziare la partita. Mi raccomando, prima di iniziare con questa reaction, supportate questo episodio, quindi mi raccomando, ragazzi, lasciate like, lasciate un commento, perché sennò i ragazzi non segnano. Adesso ci sarà un minuto di silenzio per le vittime delle alluvioni e adesso andremo su a fare questa magnifica reaction, quindi mi raccomando, ragazzi, supportate il canale, supportate questo episodio, perché se lo supportate potremmo andare a seguire, ragazzi, anche in trasferta. Siamo, è iniziata la partita. Bruttissima palla persa per il Sassuolo. Punizione veramente, veramente pericolosa, signore. Mamma mia, ragazzi, bruttissima punizione deviata all'ultimo. Il portiere ha fatto il miracolo. Mamma mia, però che occasione per il Frosinone. Bravo, Fra. Dai, dai. Buona azione per il Sassuolo, però non è riuscito ad arrivare fino in fondo. Peccato, peccato, però ci siamo, dai. Bravo. Altra punizione conquistata da De Luca. Dai. Bella punizione, troppo debole, facile. Troppo, troppo. Eccolo. Eccolo. Ragazzi, qui lo dico e qui lo confermo, entra Hasan, la risolve lui. Squadre molto bloccate. Bella, bella. Tagliela. Bravo, Fla. Puntalo, puntalo. Bella palla. Bravi, bravi, bravi. Ragazzi, forse un grave infortunio. Il Sassuolo, un giocatore a terra, non sappiamo che cos'è, però ancora a terra, non penso benissimo. Bella palla. Sì, mettila dentro, mettila dentro. Troppo, troppo bloccato, ragazzi, continuiamo a ripeterlo, ma questo primo tempo veramente male, molto, molto male. Flavio. Dai, 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 Flavione, bravissimo. Bravo. Sì. Sì. Oh! Ammonizione per simulazione, signori. Non ci voleva. Bella palla. Saltalo, Luca! Forza.
schifo. Aia, la prima. Mettila dentro. Bellissima azione, signori, 1-0 Sassuolo, dopo un primo tempo veramente tanto bloccato. Ce l'hai. No, buona. Puntalo. Oh! Si trova ancora. E finisce qua, signori. Fine primo tempo. Partita molto bloccata fino a qua, però il Sassuolo diciamo che ha giocato leggermente meglio. Gol meritato, grandissimi, però adesso vogliamo di più perché il nostro Flavio ha toccato veramente pochi palloni e non è stato, diciamo così, protagonista in questo primo tempo. Speriamo che nel secondo tempo possano fare meglio e possa entrare anche Asan, dare una mano a Flavio, e quindi ci vediamo direttamente nel secondo tempo. Speriamo bene per i nostri ragazzi. A dopo, signori. Dai! Iniziato il secondo tempo. Bravo Fla, puntalo! Bravo! Mettila! No! Troppo sul portiere, ragazzi, peccato! Ci arrivo! Vai Flavio! Bravo! Buona! Bella! Mandalo! Puntalo! L'hai mangiato! Bravo! Anche questo secondo tempo molto molto bloccata, ragazzi. Tifla! Ma me ne donne! Mamma mia che cintura! Wow, ragazzi, che chiusura! Il Frosinone si è conquistato una bella punizione, molto pericolosa. Mamma mia, ragazzi, che rischio! Punizione pericolosa, che rischio per il Sassuolo! Bravo! Sei minuti di recupero. Mamma mia, oh! Che è successo? Oh, sei minuti di recupero, troppo, eh! Sassuolo deve resistere. Deve resistere questi sei minuti perché se no si prende gol! Stavano per combinare, ragazzi, mamma mia. Ragazzi, minuti finali, finalissimi, manca veramente poco. Però il Frosinone sta continuando ad attaccare. Ancora finita!
E il Sassuolo, ragazzi, si aggiudica i playoff. È ufficiale, andranno a fare i playoff i ragazzi. Dopo questa grandissima vittoria, il Sassuolo va ai playoff. Adesso andiamo a salutare i nostri ragazzi e poi vediamo cosa può dire. Ah no! Grazie, grande. Scusa, ma per i playoff da dove? Da quale parte? Di là! Vedete che veniva? Ciao, mi sta facendo lì. Tutto bene. Bravissimo. Mi raccomando, sti ragazzi non faccia cazzate. No, assolutamente, io li tengo in regola. Ragazzi, si conclude qua questa magnifica partita. Il Sassuolo vola finalmente ai playoff. Ce l'hanno fatta, obiettivo centrato. Purtroppo oggi il nostro Russo non ha segnato, però ha giocato comunque sia una grandissima partita. E quindi d'ora in poi sarà ancora più bella da seguire questa serie, perché andremo a riprendere delle partite di qualità. Se vinceranno lo scontro playoff, andranno a giocarsi la semifinale e poi la finale al Mapei Stadium. Ragazzi, quindi speriamo che i ragazzi di Mr. Bisica riescano a fare l'impresa e poi, ragazzi, finale al Mapei. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, supportate questa magnifica serie, lasciate un like, lasciate un commento per questo video e noi ci vediamo al prossimo episodio. Da Sassuolo è tutto. Grazie.